Un forte appello è stato lanciato dall'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli e dalle rappresentanti delle associazioni napoletane del cartello antiviolenza affinché vengano sbloccati i fondi strutturali destinati dall'Europa alle donne di Napoli. La perdita di questi finanziamenti comprometterebbe infatti tutta l'attività dedicata fino ad oggi a contrastare la violenza sulle donne. I termini per le attività progettuali, in relazione ai fondi già stanziati dalla Regione per i primi progetti, sono stati infatti rispettati. Che noi abbiamo la bellezza ancora di 9 progetti che la Regione ci deve accordare, e quelli più urgenti sono sicuramente quelli sull'antiviolenza. Abbiamo la Casa delle Donne Maltrattate, che nel giro di 30 settimane la chiudiamo se non abbiamo altri fondi. Abbiamo il centro antiviolenza che langue, già da tempo non ha fondi, e le associazioni stanno andando avanti in modo volontario, insomma, quindi è evidente che con un problema violenza che si amplifica quotidianamente. Attenzione particolare verrà anche dedicata dall'amministrazione comunale alle donne del carcere di Pozzuoli. Partirà infatti a breve il progetto Le Donne di Dentro, una campagna per la prevenzione del tumore al seno all'interno del carcere femminile di Pozzuoli. Oggi annunceremo questo progetto, che partirà la settimana prossima, e si chiama Le Donne di Dentro. Le donne che stanno in carcere hanno avuto sicuramente una perdita della loro libertà, ma noi ne vogliamo salvaguardare la dignità, e la dignità innanzitutto è quella della cura del loro corpo, della loro salute in effetti. E quindi noi con la collaborazione del centro oncologico del secondo policlinico, del professore Sabino De Placido, con la collaborazione della direttrice del carcere dell'ASLA di Pozzuoli, procederemo a questi screening mammografici, perché il mammografo su ruota, mammografo digitale di ultima generazione, su ruota andrà nel cortile del carcere di Pozzuoli, dove le donne, le detenute, effettueranno le mammografie, e queste mammografie verranno lette in telemedicina con il secondo policlinico.